Buonasera, Juve e Forza Napoli. Raga, vi voglio dire una cosa che giustamente è passata inosservato. Però è passata inosservata perché vi si è considerato che questa vittoria ieri della Juventus di questa qualificazione alle semifinali, giustamente, è meritata alle semifinali. Ho visto molti profili di molti rubentini, Sicchiroto, ho visto che apposta di godersi questa vittoria, di festeggiare, olè, mi dai in semifinale, ok? Cosa leggo? Sfottò sui napoletani. Ma mi recita a me che bip c'è se camminù. Ma vedete come siete frustrati? Io non ho capito, noi che c'entriamo? Godetevi questa vittoria, godetevi questo accesso alle semifinali meritatissima. Godetevi, io mi riferisco a fascia rubentini scemo, ignorante, proprio sicchierota, proprio complessa, pressata. Ma è mai possibile? Ma io non riesco a capire. Festeggiate la vostra vittoria. Noi che c'entriamo? Noi che ci azzeccamo? Che ci ha sfruttato lui? Voglio capire. Noi che ci azzeccammo, ma c'è stata una spiegazione. Come la stessa cosa ieri. Io faccio un video che non vi dico parolacce, niente, compagnia bella, faccio solo diciamo, un esame sportivo della partita. Vi do elogio della vostra cosa, pure che schifo calcistica, eccetera, eccetera. Voi che facete mi insultate quando nel video non c'è niente. Poi dicete che io faccio 86, e là faccio mettere, là vi devo mettere, niente di meno. Ma come si fa? Come si fa? Però una cosa che mi rende orgoglioso è fiero, fiero, veramente fiero, fierissimo di tifare il mio Napoli, è orgoglioso di questo mio Napoli. Sapete qual è? E questa cosa qua è passata inosservata. Questa cosa me l'ha fatta notare il mio amico Cristian Verde, che saluto. Che molti di loro, giustamente, questa cosa qua è passata inosservata. Sapete qual è? Visto le due partite tra Juventus e Barcellona. A Rubendo su Barcellona ha dato tre limoni, zucuso, zucuso, e non si è pigliato nemmeno un limone, zucuso, zucuso, da questo Barcellona. È la cosa che è passata inosservata, sapete qual è? E mi rende orgoglioso di essere tifoso del Napoli e di sapere che la mia squadra è forte, e quella che gli manca è una difesa con Matena a Rubendus, perché quest'anno si teneva a difesa con Marubendus. Io sono straconvinto che noi lo scudetto quest'anno lo vincevamo noi per il gioco espresso che diamo. E giustamente, avendo una difesa come quella della Rubendus, attualmente la difesa migliore della Champions, a mio avviso, noi secondo me stavamo al primo posto, perché non ci manca niente, il bel gioco c'era, al centrocampo c'era, attacco ci sta, perché l'attacco, parliamoci chiaro, pure che abbiamo tolto Igualuta, pure che ha malavato Igualu, è andata ancora meglio perché ha segnato di più Insigne. Mertens si è rivelato, anzi, Mertens non è attaccante centrale, abbiamo giocato da novembre senza attaccante centrale, abbiamo ritrovato un nuovo attaccante, Mertens, che ha fatto l'ira di Dio e quindi ci ha portato, se valutiamo l'anno scorso a questo periodo, l'anno scorso di questo periodo qua, noi stiamo a, mi sembra, un punto o due punti in più, senza Igualuta, quindi fa capire proprio questa cosa qua. E quindi sono orgoglioso, stavo arrivando su questa cosa orgoglioso, perché o Barcellona con la Rubendus ne ha fatto un gol, con tutto l'attacco che ha potuto fare là al Camp Nou. Con tutto il pressing, la Juve è stata sotto assedio per 75 minuti. Niente, che la difesa proprio solida e non si passava. Io sono orgoglioso perché a Rubens, tra campionato e Coppa Italia, ha marato 5 palloni.
5 palloni, cioè uno a Torino, 3-1 è finita per voi, uno a Napoli in campionato, 1-1, e 3 in Coppa Italia. Sono 5 palloni, camarada, con quella difesa di ferro che avete. Quindi io sono orgoglioso di dire pienamente, una difesa che avete, una difesa migliore, una delle migliori della Champions, se non migliore della Champions a mio avviso, che noi abbiamo dato 5 balloni. E o Barcelloni, grande barca, non ha fatto manco un gol, nemmeno un gol. Quindi più orgoglioso di questo, questa cosa qua, come voi fate gli sfottò, oppure pigliate per culo i napoletani, che noi rosichiamo, mettete pure in evidenza questa cosa, che alla fine con Barcellona non ha fatto niente, non va fatto manco un gol, e noi siamo stati in grado di fare 5 gol, 5 venivano fa. Non so se mi spiego questa cosa qua. A me il mio rammarico quest'anno, è proprio la difesa. Proprio questo, perché a noi questo ci manca. La difesa. Porca di quella miseria. Perché se non ci fosse stata questa cosa qua, noi, secondo me, un primo posto, stavamo noi. E sono straconvinto. Straconvintissimo, quindi spero che l'anno prossimo veramente si intervenga i primis sulla difesa, un portiere che sia di continuo, nulla a togliere al Reina, ma di continuo, quindi la fase difensiva, perché per me parte prima una squadra si costruisce sulle basi prima difensive, è come un pilastro, il pilastro parte da sopra e poi dopo fa il solaio. Se senza un pilastro, come fai un solaio? Caro in capo, no? Si chiede, è così. Quindi è normale, quindi si costruisce dalla difesa. E l'anno prossimo da là dobbiamo intervenire. Là davanti non dobbiamo toccare niente, compreso il centrocampo, anzi qualche pedina in più, che ben venga qualche pedina in più per ricambio. E quindi, ma a difesa proprio là, c'è da inventare e creare tutto, c'è da inventare. Poi un'altra osservazione, perché io ho amici, amici rubentini, amici laziali, infatti un amico laziale, come si chiama? Fabrizio Mattia, che poi non ci capite, sta amico laziale che saluto, Fabrizio Mattia, non ci capite, o cognome qual è? Fabrizio o Mattia ti chiamo, non ci capito. Pure questo Fabrizio Mattia mi dice delle cose effettivamente, guardando, lui è laziale, andando nel suo settore, che si sentono di tanti colori nei nostri confronti. Lui ovviamente si dissocia da questa cosa, perché non tutti siamo uguali. È la stessa cosa, pure stamattina stavo parlando con un altro amico che non ho nelle amicizie, perché io non accetto rubentini, però ci dialogo tranquillamente se mi arrivano i messaggi, tranquillamente e con piacere, quando sento dall'altro lato un piacevole dialogo. Questo amico, come si chiama? Figliomeni Michele, è di Torino. Mamma napoletana, Figliomeni Michele, saluto pure lui, come saluto tutti gli amici miei rubentini che mi stimano, mi rispettano e dialoghiamo tranquillamente, come saluto tutti, che ce ne sono gassaia. Comunque questo Figliomeni Michele, perché il cognome erano poco strano, quindi l'ho scritto, mi diceva che in Curva Sud a Torino, visto che lui va spesso allo stadio, la maggior parte degli insulti e degli insulti proprio di razzismo vero e proprio parte dalla Curva Sud e sono di gente del sud, e lui ovviamente mi ha scritto nel messaggio, è una spiegazione, aspetta come ha scritto, aspetta fammi vedere, è un mistero da capire, che lui non si riesce a capire questo mistero.
Beh, caro Michele, te lo dico io il mistero. Loro sono frustrati. Loro per loro, per la gente del sud, visto che è considerato che il Napoli, squadra, il Napoli non ha vinto niente, quelle poche robe, due scudetti, eccetera, eccetera, giustamente per sentirsi realizzati oppure di insultare qualcuno. Ovviamente si acculla a noi stessi, cosa vergognosa, si acculla a noi stessi e ci insulta, ragazzi, che non hanno capito che stanno nella stessa terra e se credono che subito lavano col fuoco, e prima muriscono con loro. Quindi alla fine è ancora più schifosa sta cosa. E loro per sentirsi sfigati devono sfogare, facciamoli sfogare, sti guaiù, facciamoli sfogare, loro sono sfigati. Non hanno capito che noi tifosi del Napoli, noi, io personalmente e tanti altri che tifano Napoli non per le vittorie e per i trofei, noi tifiamo Napoli primis per appartenenza. Se viene un trofeo, beh, io vi voglio solo dire una cosa. Lo scudetto sono 30 anni che non lo vinciamo, 30. È un'eternità. Noi se vinciamo uno scudetto a Napoli, anzi li possiamo vincere pure consecutivamente, come tenai io quando ne tenne, 30, 20, 25, non so, vabbè, chi li ha rubati, così, vabbè. Quello che sia, ogni scudetto che si vince a Napoli, visto la passione, quell'ardore che teniamo dentro come città, come squadra, eccetera, ogni scudetto si festeggia un anno alla fine, per un anno alla fine. Questo il tifoso della Juve napoletano non lo può fare, non lo può fare, deve gioire in silenzio, chiuso con le tapparelle dentro casa, non lo può fare, quindi si sfoga il suo malessere, la sua frustrazione, dicendo cose negative su Napoli e i napoletani, quando lui stesso è nato qua, sfortunatamente per lui. Questa è la spiegazione, caro Michele. Io comunque ti ringrazio anche dell'invito a Torino, ma io a Torino ci sono venuto grazie a un mio amico Renzullo, che saluto e mando un bacione, a fare dei lavori, come ti ho detto, e ho conosciuto parecchi torinesi che tifano Juve. E c'è stato un dialogo tranquillo, eccetera. E nonostante c'era pure là, li chiamavo Sicchieroto, non capivano però, Sicchieroto comunque li chiamava, però l'amici a destra sempre, così. Però c'era dialogo, invece vedo troppa cattiveria, troppa cattiveria tra il napoletano che tifa Juve. Vedo troppa cattiveria, quella che non c'è tra il torinese che tifa Juve, c'è la cattiveria che il napoletano che tifa Juve. Il male, questo, cari tifosi della Juve, ve lo dico con tutto il cuore, in tutta Italia, cari tifosi della Juve, questo odio, questa rivalità calcistica, non parlo di trofei perché effettivamente se vogliamo parlare di trofei non ci dovrebbe stare. Io parlo di questo accanimento, questo odio che c'è tra le due tifoserie. Non è altro causata dal tifoso napoletano che tifa Juve. Quando io mi sfogo più con quella rabbia, io ce l'ho il 90% con i tifosi del Napoli che tifano Juve, perché quelli là, credetemi, sono i più sporchi in assoluto. La gente della mia terra, che è nata sfortunatamente nella mia terra, che tifano la vostra squadra, se avrebbero un po' di rispetto, ma un pochino, per la squadra che è della loro appartenenza, avrebbero un po' di rispetto, un po' di simpatia come ce l'ha molti tifosi del nord, simpatia della nostra squadra. Questo sa dell'inverosimile. E ce l'avrebbe il tifoso il napoletano che tifa Juve, perché ci stanno pure i napoletani che tifano Juve, che sono
giustamente rispettano anche il nostro, e quelli là io li apprezzo, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole, è libero. Però vedo tanto odio dal napoletano, quello che è nato qua, perché io non lo definisco napoletano, quello che è nato qua, nella mia terra, che ti fa iue, vedo tanto odio, tanto razzismo, tanta cosa. È questo è causato, oppure vedo quella gente del sud, che tipo Foggia, Bari, tutte queste zone qua, che... almeno un po' di simpatia per la squadra del sud. Io sinceramente io non mi catalogo ad altre razze di tifoseria. A me, se una squadra del sud va bene, andrebbe avanti con Europa del cielo, a me farebbe molto piacere, perché è del sud, è della mia fascia del sud, quindi farebbe piacere. E no, fare questo, quindi l'odio che c'è tra Napoli e Juve, l'odio, questo odio, è la colpa è del tifoso napoletano stesso, è del quello che è nato nella nostra terra, perché non lo voglio chiamare, quello che è nato nella nostra terra, che c'ha quella rabbia e quella cattiveria gratuita nei nostri confronti, stesso nel suo compaesano. Questa è la vergogna, questo è il motivo perché c'è questa rabbia. Tutto qua, questo vi ho spiegato, tutto qua, questa è la spiegazione per quale motivo c'è l'odio tra Napoli e i tifosi della Juve. Ve la dovete prendere voi, cari rubentini, in tutta Italia, in tutto il mondo. Se c'è questo odio, prendetevela con i napoletani che tifano Juve, con quelli. Io ma non sto incitando violenza, no, ma prendetevela con loro, perché sono loro la causa di questo odio, loro sono la rovina di questo odio, perché se non ci fossero loro che scatenerebbero questo odio, secondo me queste due tifoserie non ci sarebbe tanto odio. Voglio, ve lo dico io, ve lo dico veramente spassionatamente e col cuore, ve lo dico. Comunque saluto tutti, voglio, un bacione. È sempre forza Napoli, sempre. È una cosa apposta di insultarci. Prendete in considerazione questa cosa che è passata inosservata. Che noi, a voi, vi ammarate 5 palloni, quindi per noi è un motivo di soddisfazione. Con la vostra difesa di ferro avrà 5 palloni che il canone ha fatto in Barcellona. Mancano gol per fare. Noi ve ne abbiamo fatti 5. Perciò sono orgoglioso e posso dire che per me, la squadra mia è forte, a noi quest'anno ci ha mancato solo la difesa. Ciao a you, un bacione, forza Napoli, sempre, fino alla fine, fino alla morte. Ciao a you, forza Napoli.